Sotto pressione, una nuova puntata, questa è LiguriaWeb.tv, io sono Cristiano Bosco e il nostro ospite oggi è Alessandro Garassini, già presidente della provincia di Savona. Grazie per aver accettato il nostro invito e per essere nostro ospite in questa puntata. Grazie a voi, buongiorno agli ascoltatori. Partiamo, siccome abbiamo un esponente di spicco di ciò che è stata la provincia di Savona, chiediamo subito un parere sulle ultime elezioni provinciali. Si possono ancora chiamare elezioni provinciali? No, io credo che Del Rio abbia creato un mostro. La provincia, contrariamente a quanto tutti ritengono, non era un ente così inutile. In provincia di Savona lo si vede perché, per fare degli esempi, le rotonde sull'Aurelia davanti a Santa Corona le abbiamo coordinate noi come realizzazione, così come lo svincolo autostradale di Borghetto, o ad esempio, visto che siamo in periodo di alluvioni, la provincia si è occupata di allargare il corso del Quigliano ampliando un ponte che era stato cementificato. Quindi queste cose i comuni non riescono a farle. Una provincia con un forte mandato dei cittadini poteva permettersi di coordinare i comuni. Adesso è un ente di secondo grado, praticamente inutile. È un peccato, secondo me è stato fatto un grande errore. Le province potevano avere ancora una funzione importante, soprattutto in realtà periferiche, cioè non le grandi città, aree metropolitane, Milano, Torino, Roma, Genova, ma le province di periferia, di provincia, avevano una funzione molto importante. Quindi un'opinione molto critica. E un commento sul risultato? Beh, mi sembra che il PD non abbia avuto il successo che pensava di avere, per il resto non c'è molto da dire, insomma. C'è stato anche, direi, molto disimpegno, i rappresentanti delle liste civiche sono rimasti un po' a guardare quel che succedeva, hanno votato un po' i consiglieri comunali e i sindaci delle liste politicizzate, insomma. Quindi, insomma, io credo che un ente previsto dalla Costituzione sì, che un ente previsto dalla Costituzione sia votato in secondo grado e non su suffragio diretto e universale dei cittadini sia una mostruosità. Ecco, e rispetto a, diciamo, ai tempi in cui lei era presidente della provincia, lo scenario politico a livello di partiti e di alleanze è cambiato drasticamente. Che idea si è fatto, oltre che della politica provinciale, anche di quella regionale in Liguria? Ma a me sembra che ci sia un meccanismo molto semplice. Prima c'era il multipartitismo, siamo la prima repubblica, poi siamo passati al sistema maggioritario e bipolare, che a me piaceva molto, no? Democrazia dell'alternanza, oggi uno, domani l'altro e viceversa. Poi ci è stato spiegato che i grandi partiti, che all'epoca erano Forza Italia e il nascente PD, avevano una vocazione maggioritaria, quindi siamo passati dal bipolarismo al bipartitismo e adesso siamo al monopartitismo, stanno tutti insieme contro un avversario unico che è Beppe Grillo. Secondo me questo rappresenta la morte della democrazia, cioè questa secondo me è una dittatura a tutti gli effetti, con il cappello di Napolitano, che secondo me è il peggior presidente della storia repubblicana. Ecco, e in questo scenario lei come si colloca attualmente? Ma io mi colloco sempre nello stesso posto, io sono un progressista, un uomo che guarda fisiologicamente a sinistra, ma per una ragione molto semplice: non si può essere conservatori in un mondo che cambia. Il cambiamento è un dato di fatto, da sempre, questi cambiamenti oggi sono molto più celeri, molto più veloci, non bisogna seguirli, bisogna anticiparli, quindi bisogna essere per forza progressisti. Oggi io non ho mai aderito al Partito Democratico, che è un partito fortemente conservatore, è l'esatto contrario di quello che era l'Ulivo. L'Ulivo fondeva i riformismi cattolico e socialista, il Partito Democratico fonde i conservatorismi democristiano e comunista, quindi il peggio possibile. Però Renzi si presenta come un riformatore. Renzi si presenta come un riformatore, devo dire che io non sono assolutamente convinto del suo operato. All'inizio gli sono stato molto vicino perché mi sembrava volesse fare cose importanti, così come sono stato vicino a Montezemolo o a Savino Pezzotta. Savino Pezzotta ci ha provato, ma è stato
diciamo, fagocitato dall'UDC, Montezemolo ha fatto finta, ha scherzato, Renzi, che sembrava lanciato verso grandi operazioni, grandi orizzonti, secondo me, come chi l'ha preceduto, usa ricette antiche per risolvere problemi moderni. La cosa non può funzionare, nel senso che tali e tanti sono i cambiamenti in corso, che le ricette che fino ad oggi sono state utilizzate sono palesemente e pacificamente inutili. E in vista delle regionali dell'anno prossimo? Ma sta seguendo le primarie del PD, l'appassiona questo argomento? Spera in un'alternativa? Ma mi appassiona molto poco questo argomento, non sto seguendo, so che c'è questo assessore di Spezia, Raffaella Paita, credo si chiami Raffaella, giusto? Assessore alle infrastrutture. E all'ambiente, che insomma adesso ha preso anche questa scoppola legata all'alluvione, non è tutta colpa sua, però mi sembra che ci siano delle inefficienze evidente da parte degli enti genovesi e della regione che vi sta sopra. Mi sembra che Berruti abbia deciso di dare forfè. Boh, sono primarie interne al PD, se la vedono loro, non mi interessa più di tanto. Lei ha intenzione di candidarsi alle elezioni regionali? Ma guardi, io ho una famiglia e un lavoro da seguire. Io sono uno che adesso porta acqua ai progetti. O produce, realizza, pensa progetti che possano essere utili alla comunità. Poi se questi progetti piacciono a me fa piacere, se questi progetti non piacciono, amen. Devo dire che su alcuni temi importanti, dalla sanità alla difesa del suolo, ad altre tematiche, al turismo, purtroppo alcuni progetti che in realtà sembravano appassionare molto i governanti regionali, non hanno poi trovato un terreno fertile, perché forse un po' troppo innovativi, un po' troppo moderni, ma pensare di progettare guardando all'indietro si fa poca strada, insomma. Un'ultima domanda con risposta secca sì no: secondo lei, assieme alle elezioni regionali, si andrà anche a votare per le politiche? Ma io direi di no, ci sono troppi soggetti che hanno troppo da perdere. Va bene, grazie ad Alessandro Garassini, ex presidente della provincia di Savona, e io do appuntamento alla prossima puntata di Sotto Pressione, sempre su liguriaweb.tv. Buongiorno a tutti. Help me somebody.